Lega Serie A presents Serie A Team. Calendario delle prossime partite. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Eccoci dunque al match di oggi, che vi racconterò come sempre con il preziosissimo commento tecnico di Stefano Nava. Ciao Stefano. Troppo buono Pier, oggi ho proprio voglia di assistere a una bella partita, speriamo di essere accontentati. Sta per avere inizio la sfida fra Spal e Fiorentina. Hanno blindato il primo posto chiudendo la prima parte di stagione con un margine rassicurante sulla seconda. Hanno speso sicuramente molto, potrebbero andare incontro a un calo fisiologico in questa seconda parte. A guadagnarne potrebbe essere lo spettacolo, una lotta incerta fino alla fine per il titolo. Renderebbe sicuramente il campionato molto più interessante. La Fiorentina, squadra che vuole continuare a vincere dopo il successo fuori casa contro il Chievo. Pierluigi, dopo la vittoria per 1-0 nel turno precedente, il pareggio è il risultato più probabile per questo incontro. Con l'aiuto della grafica, ecco la formazione della SPAL. Si affidano al 3-5-2 per la sfida di oggi. Un modulo che può cambiare in corso d'opera, diventando per esempio un 5-3-2 di matrice più conservativa. Sono curioso di vedere quali sorprese ha in serbo l'allenatore per questo match. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. Si comincia, primo possesso per la spalla. La traiettoria verso il centro. Cross che si perde. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Benassi, e c'è l'autogol. Non si darà pace per questo errore, ma purtroppo sono cose che capitano. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Occasione! Tocco verticale interessante. Muriel. Opportunità! La rimette dentro. Simeone! È stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. A metri per crossare. Crossa verso il centro. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Pallone che si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Tutto bellissimo, il cross dalla sinistra dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividere a metà con chi ha fatto l'assist. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Tifosi viola abituati a vedere all'opera grandi campioni con la maglia della propria squadra. Pallone interessante.
È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha contribuito al risultato grazie al quale la squadra è andata al riposo con un gol. Può essere soddisfatto fin qui della sua prova. Fiorentina avanti dopo il primo tempo, comincia adesso la ripresa. Antenucci. L'allenatore della squadra lì, gran palla in mezzo. Occhio al traversone. Stefano, come vedi la prossima gara della Fiorentina? Sarà di fronte all'Inter, il prossimo incontro di calcio a match da 50-50, difficile. Ecco il tiro, conclusione di rara potenza, è mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenzione, tutto solo, super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. A metri per crossare, cross in mezzo, non si lascia sorprendere Viviano, c'è la verticalizzazione, può metterla da lì, calcio d'angolo per la Fiorentina. Si beve il difensore, grosso errore in fase di marcatura. Arriva il fischio dell'arbitro e dunque vittoria della Fiorentina. E conquistano dunque la vittoria riuscendo a rendere sterile il possesso palla avversario. È vero, bravi a contenerne la manovra. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. Risultati delle partite. Ho molta fiducia nei miei ragazzi. Sono sicuro che riusciremo a portare a casa la vittoria. Qui è Piero Gepardo che vi parla e vi dà il benvenuto a questo match. Come al solito non sono da solo, con me c'è come sempre Stefano Nava. Ciao Pier, e un saluto agli amici a casa che hanno scelto anche oggi di essere in nostra compagnia e io in tua. Prepariamoci dunque ad assistere a questa sfida fra Fiorentina e Inter. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato.
Hanno dimostrato una solidità incredibile in difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile per gli avversari fare gol oggi. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. L'allenatore sembra orientato anche oggi a metterla sul piano fisico attraverso il pressing, questo almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Pressare tutto campo non è uno scherzo, Pierre, bisogna farlo in maniera collettiva, organizzata, altrimenti rischia di diventare uno sforzo inutile. Dovranno dosare bene le energie per mantenere la lucidità fino in fondo. Hanno ottenuto un successo prezioso nell'ultimo match esterno, oggi vorranno sicuramente ripetersi. Vengono da un successo per 2-0. Sono convinto che questa partita possa regalare loro un pareggio. Si comincia con la Fiorentina in possesso di palla. Occhio all'avanzata dei Viola. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Muriel. Impeccabile lettura difensiva. Palla messa fuori dal difensore, si riparte con una rimessa laterale. I tifosi dimostrano di non aver gradito la decisione dell'arbitro. Per loro era rigore. Cross in mezzo. Veretout! Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pierre. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. Momento delicato per questo giocatore in zona gol. Quando non si segna da diverse partite, poi Stefano, ci sono sempre problemi psicologici, o no? Per un attaccante il gol è fondamentale, oserei dire il pane quotidiano. Non deve essere facile per lui, ma sono sicuro che riuscirà a superare questo... Nainggolan! Palla ancora in calcio d'angolo. Ha capito che poteva colpire da lì e ha battuto il portiere con un tiro straordinario. Esecuzione che potremmo apprezzare meglio con il replay, davvero un gesto tecnico eccezionale. Niente da fare su questa punizione per il portiere. Ah, che meraviglia, calciato davvero bene. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Cerca il sostegno dei compagni. Occhio a traversone. Portiere che evita il gol con un grande... Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Traversa! Cercano spazi. Nainggolan! Tecnico che non ha avuto scelta, è stato costretto al cambio. E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Vittoria importante quella che sta maturando per la squadra ospite dopo i primi 45. Sono la miglior difesa del campionato e l'hanno dimostrato anche oggi mantenendo inviolata la porta. Se continuano così, la vittoria non dovrebbe sfuggirvi. Inter avanti quando inizia il secondo tempo. C'è il movimento senza palla. Occhio al cross sul primo palo. E c'è il gol di Maurizio Icardi. Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua.
Sostituzione fra i nerazzurri. Brozovic abbandona il campo, sostituito da Mattias Vecino, centrocampista di qualità e quantità l'uruguaiano. Bravo sia in fase di interdizione che di costruzione. Sa rendersi utile in attacco, così come in difesa. Crossa verso il centro. Ha sciupato tutto da pochi passi, potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Assolutamente, gli errori ci stanno nel calcio. Anche se onestamente era più facile segnare qui che sbagliare. Tocco verticale interessante. Piazza! Attenzione! Rete! Una sentenza nell'area piccola. Da elogiare l'atteggiamento di questa squadra che non ha mollato nemmeno quando era sotto di diversi gol. Ora gliene serve un altro per completare la rimonta. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Provano a sfruttare bene il campo. Occhio a traversone, parata straordinaria, mantengono il gol di vantaggio. Non è ancora detta l'ultima, anche se i minuti da giocare sono pochi, difficile che possano avere un'altra occasione come questa. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Palla sul primo palo. E c'è il gol di Maurizio Icardi. Rivediamo il gol appena realizzato dall'Inter. Un replay che ci permette di apprezzare meglio il gesto bello dell'attaccante. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Finisce qui, vittoria per l'Inter. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo, Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Risultati della giornata. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi.
Pierluigi Pardo e Stefano Nava anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questo match. Sei pronto, Stefano? Prontissimo, Pier. Tirate fuori popcorn, mettetevi comodi sulla poltrona. Match sta per iniziare, noi siamo qui con voi. Per il match di oggi scendono in campo Atalanta e Fiorentina. Il match di oggi potrebbe essere deciso da un episodio, magari da una giocata di uno di questi due attaccanti. La Fiorentina, squadra chiamata a riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro l'Inter. Sono convinto che l'allenatore abbia lavorato per migliorare la fase difensiva dopo la sconfitta per 3-1 nel match precedente. Se sarà riuscito nel suo intento, oggi possono puntare al pareggio. Ecco l'11 iniziale dell'Atalanta. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico: segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Primo possesso della gara è per l'Atalanta. Può metterla in mezzo. Cross corto sul primo palo. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Abbiamo la possibilità di apprezzare nuovamente il gol dell'Atalanta. Freddo, lucido, ha lasciato scampo al portiere. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pier ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. La mette in mezzo con questo pallone e c'è il gol dell'Atalanta. Avversari ancora storditi e loro ne hanno approfittato con quest'altro gol. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Cercano di avanzare lateralmente, ma legge bene qui la situazione alla difesa. Occhio all'avanzata dei Viola. Simeone ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. Deviazione di testa perfetta, nulla da fare qui per il portiere. Perentorio nel suo colpo di testa. Hanno saputo sfruttare bene questa opportunità. Sì, non ne hanno avute molte nel corso della gara. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Sorprenderlo, gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Buon pallone filtrante. Palla fuori e sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. Occhio al tiro della bandierì. Benassi, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Primo tempo divertente, 2-1 il punteggio fin qui.
chiedo a Stefano Nava un giudizio sul primo tempo del Papu, per quello che si è visto ovviamente fino a questo momento. Ha contribuito al risultato grazie al quale la squadra è andata al riposo con un gol, può essere soddisfatto fin qui della sua prova. Fiorentina che dà il calcio d'inizio della ripresa. La mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Nessuna ammonizione, ma l'arbitro gli fa capire che non tollererà altre scorrettezze. Dovrà cercare di non commettere altri falli. Ha allungato la gamba, ha colpito il giocatore avversario prima della palla, non ci sono grandi dubbi. È difficile che i giocatori si accusino di un fallo, ma in questo caso la scorrettezza era troppo evidente per restare impunita. Una grande risposta del portiere. Grande intuizione del portiere. Brutto passaggio, recupero facile. Prova, in porta, tiro murato. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Ci riprova, super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Occhio al corner. Palo, attenzione, però è ancora buona. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto. Cerca la porta. Palla che termina oltre la linea di fondo. Gomez. Prova ad andare. Nessun problema. Ha scelto le maniere forti, attenzione, può arrivare il rosso. Arriva il cartellino rosso per lui. Giusta la decisione. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. Prova da lontano. Punizione che meritava una sorte certamente migliore. La palla non è scesa abbastanza, finendo per spegnersi oltre la traversa. Pallone profondo, pericoloso. Buona l'intuizione. Contrasto, ma attenzione. Gomez! Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Attenzione, tutto solo. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Palla interessante nello spazio. Grande giocata. Sono andati a un passo dal doppio vantaggio qui. Era un pallone che meritava miglior sorte. Poteva chiudere la partita. Non è stato abbastanza freddo in questa occasione per battere il portiere. E allora è ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo. Matteo Barzaghi, Matteo. Ultimo buon pallone filtrante. Ha fallito un'ottima occasione per incrementare il vantaggio. Errore da matita rossa questo. Potevano allungare e mettere due gol. Tra loro gli avversari invece si resta come prima. Non c'è più tempo, dice l'arbitro. Vittoria dunque per l'Atalanta. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo, Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Risultati delle partite.
giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Statistiche giocatori.